ciao a tutti, oggi sono qua per aggiornarvi un po' sulle mie ultime letture, quindi raccontarvi i libri e fumetti che ho letto recentemente. Ho di nuovo collezionato una bella pila di titoli, in più ho letto in digitale un paio di fumetti, ho ascoltato un audiolibro, quindi ce n'è da parlare. Direi di partire subito con La cartella del professore di Kawakami Hiromi. È il libro che ho letto per il Chibi Book Club di gennaio, dedicato alla letteratura giapponese. Se siete incuriositi riguardo al nostro gruppo di lettura, vi lascio magari qualche link utile nelle schede qua sotto in descrizione. Questa storia si concentra fra l'incontro di una donna ormai prossima ai 40 anni e un suo vecchio professore. Si incontrano totalmente a caso in un locale che è solita frequentare questa signora. Ci va solitamente per bere e mangiare in solitudine e un giorno si imbatte in questo suo vecchio professore. Fra i due c'è una notevole differenza di età, ma nonostante questo riescono comunque a trovare dei punti di incontro e così iniziano a frequentarsi, prima in maniera sempre abbastanza casuale, nel senso che frequentano lo stesso posto, se capita di andarci e di trovarsi, bene, si fanno compagnia a vicenda, parlano del più del meno e man mano che cresce, diciamo, la confidenza, iniziano a frequentarsi anche fuori, quindi darsi un vero e proprio appuntamento. Non so se definirla una vera e propria storia d'amore, però è abbastanza sentimentale come storia. Quello che probabilmente mi ha colpito di più di questa lettura è la doppia prospettiva, nel senso che i due protagonisti parlano veramente di qualsiasi cosa, da temi abbastanza profondi riguardo alla vita ai piatti che mangiano banalmente, e danno sempre il loro personale punto di vista. Non sono soltanto due persone molto diverse caratterialmente, ma hanno anche una formazione, diciamo, diversa e una differenza di età. Quindi è come se vedessimo due prospettive anche riguardo a due tempi di vita diversi, come vengono vissute certe esperienze o certi periodi, o come viene visto un dato tema in un'età rispetto ad un'altra. È poi una lettura veramente molto piacevole il fatto che i due protagonisti si siano visti poi per caso in un locale, che il cibo in qualche modo abbia un ruolo abbastanza centrale, mi ha fatto sicuramente molto molto piacere. Non è, diciamo, una grande avventura, non è una storia d'amore avvincente, struggente, però è una storia sicuramente molto quotidiana e per questo mi è apparsa anche piuttosto reale. Tutto sommato è quindi una lettura che mi è piaciuta, ma da cui forse mi aspettavo una spinta emotiva maggiore. Mi aspettavo forse più trasporto, non soltanto nella storia, diciamo, sentimentale, ma per tutta la storia. Non mi sono mai sentita molto coinvolta e non ho visto molta profondità che magari mi aspettavo. È quindi una lettura abbastanza leggera, però decisamente piacevole, non è superficiale, ecco, riesce a dare uno sguardo sulla vita di tutti i giorni, a volte anche spensierato, o se tocca dei temi magari un po' più profondi, non risulta mai troppo pesante e approfondito, e forse a me è mancato qualcosa di più intenso. Ho letto poi Crack degli Scarabocchi di Michael e Mirko, se non sbaglio, è il quarto volume dell'opera omnia dell'autore. È una raccolta in sostanza di sue vignette. Ogni raccolta ha il nome di un'omatopea, quindi è diciamo una sorta di omaggio. E in che modo vengono raggruppate queste vignette? Semplicemente in base all'ordine cronologico di pubblicazione. Come vedete, sono delle vignette che possono sembrare molto semplici, molto stilizzate. Ogni vignetta occupa una pagina, quindi in generale sono molto molto dirette. Non sono magari una grande fan delle vignette, soprattutto di questo tipo. Però sono molto affascinata e incuriosita da quello che c'è dietro e da quello che si tende a comunicare. Sicuramente c'è uno sguardo che per molti può sembrare forse un po' duro e cinico, ma che riguarda la nostra quotidianità, la vita d'oggi. È come se l'autore, attraverso i suoi personaggi, desse voce un po' a pensieri, punti di vista di tutti quanti. Proprio per questo si toccano svariate tematiche, molto spesso si parla anche di fede, di Dio. Non è mai, diciamo, raffigurato, ma è sempre presente nei discorsi, e a volte sì, ci sono delle vignette che sono molto forti di impatto, però trovo che questa semplicità apparente racchiuda
molto molto di più, quindi molto spesso mi ritrovo a sfogliare questi fumetti e a pensare magari anche cose che non c'entrano con il fumetto, ma che mi hanno fatto fare magari un collegamento, e quindi lo trovo estremamente interessante in questo senso. Il colore così rosso poi è sicuramente molto molto forte e di impatto. A proposito di rosso, ho letto poi anche Quaderni giapponesi di Igor. Questo è il terzo volume e rispetto ai precedenti due l'ho trovato più, tra virgolette, monotematico, più focalizzato su dei temi in particolare, come il modernismo, le stampe erotiche giapponesi, l'erotismo anche nei film, nel fumetto. È un graphic novel che è anche un saggio barra documentario per quanto mi riguarda. Ci sono tantissime informazioni, secondo me molto molto interessanti, e rispetto ai precedenti due c'è anche più parte, diciamo, scritta. Ci sono tante pagine che si presentano come delle pagine di quaderno completamente scritte, che raccontano un po' la storia, quello che c'è dietro a certi movimenti, come sono nate le stampe, le diverse accezioni, come era stato percepito anche dal pubblico. In linea generale si parla di quel periodo storico in cui il Giappone si trova a metà, diciamo, fra la tradizione e il nuovo. Questo forte contrasto a me affascina tantissimo, quindi è stato molto interessante ritrovarlo in quest'opera, poi trattando degli argomenti così specifici che solitamente io non andrei a ricercare per conto mio, ma se trovo in altre storie mi fa piacere di approfondire. Sono stata molto contenta proprio perché magari per conto mio non sarei andata a ricercare le stampe erotiche, ma anche quelle sanguinarie, le varie tecniche per legare le persone, l'utilizzo delle corde, oppure i locali a luci rosse, eccetera, eccetera. C'è uno sguardo che è molto approfondito, ma anche molto professionale. Fa veramente venire voglia di saperne di più. E oltre a raccontare un po' la storia e alcuni aneddoti, l'autore mette anche del suo, quindi parla anche della sua esperienza, di come magari è venuto a contatto con alcuni autori, con alcune realtà, e appunto parla proprio di quegli incontri che magari si inseriscono in questi contesti. Per chi non lo sapesse, Igor ha effettivamente lavorato anche in Giappone come fumettista, quindi anche il suo sguardo, non soltanto da straniero, tra virgolette, ma anche da persona che comunque ha effettivamente vissuto in questo paese. Ho letto poi Lolo al Principe delle Fate di Mokdo Sobo. Si tratta di una fiaba incentrata appunto sulle fate. Di solito questa autrice è conosciuta, diciamo, per altro, quindi questo è sicuramente qualcosa di diverso, che però mi ha fatto molto piacere scoprire. Ci troviamo in questo regno delle fate, in particolare seguiamo le avventure di Lolo, un principe un po' ribelle, figlio di una regina che si è ritrovata a crescerlo completamente da sola, e quindi si trova anche in una situazione complicata, perché da una parte deve essere una buona regina per il suo popolo, e dall'altra anche una buona madre, e a volte queste due cose non riescono a conciliarsi, ecco, non riesce sempre a trovare il giusto equilibrio, quindi sente di non fare abbastanza su tutti e due i fronti. Come dicevo, è una favola molto carina, simpatica, abbastanza anche spensierata, ma come diverse favole fanno, ancorata comunque alla realtà. Affronta magari in maniera anche sottile alcuni temi del giorno d'oggi, mascherandoli con questa aura un po' fatata, magica, ecco. Anche se ci troviamo in un mondo che magari non esiste, non è reale, non vuol dire che non possa affrontare appunto dei temi che possono toccare da vicino. A me ha colpito molto, ad esempio, questo senso della regina di non sentirsi mai abbastanza e di impegnarsi tanto da una parte ma non riuscire a farlo anche dall'altra. Poi è secondo me impossibile non provare tenerezza per Lolo, è veramente molto simpatico. È, diciamo, un bambino curioso, anche se non è un vero bambino. Se vi piace l'autrice, magari può essere interessante perché si scopre, diciamo, un lato diverso.
Proseguiamo con Su un raggio di sole di Tilly Walden. Anche qua ci troviamo in un mondo fantastico, precisamente nello spazio. La storia segue, diciamo, due filoni temporali: il presente, in cui la protagonista inizia a lavorare assieme a un gruppo di astronaute per sistemare, demolire edifici nello spazio, e dall'altra la stessa protagonista ai tempi del liceo, dove ha vissuto un'esperienza che si porta avanti tutt'oggi e che riguarda la sfera sentimentale, il suo primo grande amore. È una storia quindi molto complessa, perché da una parte abbiamo il passato, l'adolescenza, le prime esperienze, la vita anche un po' ribelle, il bisogno di sentirsi amati, di sentirsi accettati, e il presente, in cui si è cresciuti, però certi sentimenti rimangono. È vero che c'è una forte componente, diciamo, fantastica, dovuta allo spazio, ai macchinari usati, ad alcune, diciamo, creature che si vedono, però di nuovo è una storia molto molto vera, nel senso che è una storia molto vera che può toccare tante persone diverse. Oltre a parlare comunque dell'adolescenza, del modo in cui si vive tutto in maniera super assoluta ed estrema, il primo amore, le prime esperienze, si parla anche di famiglia, nel senso non di legame di sangue, ma quella famiglia che ti crei tu, che ti scegli, che ti costruisci, e di quelle amicizie che a volte nascono magari per caso, per necessità, ma che poi non sono soltanto delle amicizie, ma appunto si trasformano in un legame così forte da poter essere chiamato famiglia. Anche visivamente ho apprezzato molto questa storia, perché già guardando le tavole, dai colori utilizzati, si può capire che ci si trova davanti a qualcosa magari di fantastico, ma soprattutto fantascientifico. Ci sono questi sprazzi di colore, magari un po' più inusuali, quasi innaturali, che a me fanno impazzire, soprattutto il rosa, il viola. Per me richiamano veramente molto lo spazio. È una storia molto complessa, lunga per certi versi, conta più di 500 pagine, ma proprio per questo secondo me è una storia forte, perché si prende proprio tutto il tempo necessario per farci conoscere i vari personaggi, per approfondire la storia d'amore, diciamo, principale. Niente è lasciato a caso, e tutto secondo me molto molto ben gestito e costruito, e proprio per questo sono contenta di averlo letto poco alla volta. Me lo sono gustata fino in fondo, perché è stata una bellissima esperienza. Si parla molto anche di accettazione, inclusività. È una storia forte, un bellissimo viaggio, è una di quelle storie che secondo me tutti dovrebbero leggere. Presa dalle festività in cui finalmente ho recuperato qualche serie TV, fra cui Bridgerton, ho recuperato l'audiolibro del primo libro, appunto, da cui è tratta questa serie TV, Il Duca e Io. Diciamo che sono rimasta molto spiazzata, perché la storia è bene o male la stessa, e io invece non so per quale motivo ero convinta che fosse stata più stravolta, diciamo, la storia nella serie TV, e invece no. Per chi non conoscesse la trama di questo libro, molto brevemente, si parla di una ragazza che fa parte di una famiglia molto molto numerosa, ha fatto il suo debutto, diciamo, in società, ed è più che mai determinata a trovarsi marito. I suoi genitori si erano sposati per amore, ha sempre visto comunque loro due comportarsi in un certo modo, e quindi sogna anche lei di sposarsi, non soltanto per convenienza, per mantenere il rango sociale o un certo prestigio, ma appunto sogna di innamorarsi di qualcuno. Purtroppo però capita che le persone la considerino più un'amica che una donna da sposare, con cui creare una famiglia. Un giorno poi si imbatte in un vecchio amico del fratello maggiore, il duca di Hastings, e fra i due nasce una sorta di alleanza, in modo che lei venga sempre più ben vista e che crescano gli spasimanti, e dall'altra parte che lui venga invece lasciato in pace dalle altre ragazze e da soprattutto le madri che vorrebbero combinare il matrimonio fra lui e le loro figlie. È una storia quindi decisamente sentimentale, d'amore, molto leggera e spensierata. Era così la serie
TV, che è sicuramente molto più trash rispetto al libro. È stata sì una lettura carina, appunto come vi dicevo, leggera, ogni tanto fa bene anche leggere quelle storie un po' più spensierate, che ti fanno un po' battere il cuore, dove ci sono un po' di intrecci, sei lì che non sai come andrà a finire, ma in realtà avendo da poco visto la serie TV comunque sapevo la storia e come vi dicevo quello che succede è uguale, quindi non c'è stata una grandissima sorpresa e proprio per questo se avessi letto fisicamente il libro forse dopo un po' mi sarei annoiata perché conoscevo già la storia, non perché il libro non sia interessante o avvincente quanto la serie TV, anche se sicuramente nella serie televisiva ci sono più espedienti, soprattutto visivi, per tenerti incollato agli episodi. Il libro invece non ha secondo me questo carattere. Però nel complesso molto spensierata, ma ha fatto veramente staccare la spina. Passiamo a Clorofilla di Giulio Mosca, di cui vi ho parlato anche in un recente vlog, perché ho intervistato l'autore su Instagram, magari vi lascio l'intervista qua sotto in descrizione. Anche qua ci troviamo di fronte a una storia d'amore, però molto più, diciamo, terra terra, non c'è nulla di eclatante, nulla di speciale, ma è una storia molto quotidiana che si basa appunto su le tante piccole cose di tutti i giorni. Sapete che mi piacciono molto queste storie. Si parla della nascita di una relazione, si segue la sua crescita e soprattutto la difficoltà di mantenere un rapporto a distanza. Temi che secondo me hanno toccato tutti in un modo o nell'altro, quindi è veramente molto facile rivedersi. A me piace moltissimo la palette colori che è stata utilizzata, con dei toni veramente pastello, molto molto neutri. Probabilmente conoscerete l'autore su Instagram, il Baffo, utilizza di solito dei colori veramente molto molto forti e accesi. Per questa storia ha scelto sicuramente dei toni molto più soft. Una storia anche in questo caso molto carina, abbastanza leggera, però quotidiana. Io l'ho apprezzata molto, soprattutto il paragone che viene fatto fra le relazioni e le piante, di come in entrambi i casi sia necessario comunque coltivarli per poterli far crescere. Altro fumetto letto, La funzione del mondo, di Alessandro Bilotto e Dario Grillotti, una storia di Vito Volterra, è infatti la biografia a fumetti di Vito Volterra, che è stato un matematico italiano, io ne conoscevo veramente pochissimo, quindi mi ha fatto veramente molto piacere poter scoprire qualcosa di più attraverso queste pagine. In questo caso non dico che i disegni siano secondari alla storia, ma secondo me seguono bene la storia che viene narrata. Volterra ha comunque viaggiato moltissimo, quindi ci sono spesso dei cambi scena, vengono rappresentate città diverse proprio perché non si fermava mai. Sono abbastanza semplici, però molto fini ed eleganti, come vi dicevo, accompagnano secondo me molto molto bene la narrazione. Mi ha stupito molto questa curiosità, passione del protagonista della storia verso la scienza e il suo voler comunque mettere a disposizione il suo sapere anche in altre discipline, quindi abbattere magari quei muri che spesso vengono innalzati e non rimanere soltanto nel proprio e continuare a ricercare tanto per, ma cercare di coinvolgere anche altre realtà e mettere a disposizione il suo sapere anche per progetti, diciamo, più concreti, più materiali. Altro libro che ho letto, Il canto di Calliope di Natalie Haynes. È stata una lettura anche in questo caso molto molto piacevole. Si parla dell'epica, in particolare ci si focalizza principalmente sulla guerra di Troia, il prima, il durante e il dopo, ma non facendo parlare Ulisse, Achille o qualche altro guerriero o eroe uomo, ma appunto viene tutto raccontato dal punto di vista delle donne che hanno partecipato e che sono state in egual misura protagoniste di questo dramma. Molto quindi interessante, perché alcune voci magari, sì è vero, le avevamo già sentite, a me ha ricordato poi un po' Cassandra di Christa Wolfe,
per certi versi Circe di Madeleine Miller, quindi se sono letture che vi sono piaciute sicuramente vi piacerà anche Il canto di Calliope. Diciamo che qui ci si sofferma forse maggiormente più in profondità riguardo al ruolo che hanno giocato le donne in questa vicenda e soprattutto il post, cioè come si siano poi sentite, dando voce non a personaggi fittizi, ma dando voce a esperienze che altre donne, magari anche in altre epoche, hanno sicuramente vissuto in periodi di conflitto e di guerra, e soprattutto in periodi in cui a loro non veniva riconosciuto granché, non venivano prese in considerazione, non erano donne, erano madri, erano mogli, erano schiave, erano concubine. Quindi sicuramente è molto interessante, per certi versi quasi anche straziante, vedere tutto questo, tutta la storia da questi punti di vista. Si tratta di una storia unica perché comunque affronta bene o male, come vi dicevo, la guerra di Troia, però a volte ci sono dei capitoli, tra virgolette, a sé. Nel senso che è difficile da spiegare, c'è una storia unica dall'inizio alla fine, però poi ci sono tanti piccoli capitoli che spesso raccontano e si soffermano su una sola donna, che può essere presente nel momento della narrazione, diciamo, principale, come semplicemente citata, e quindi è come se si vivesse un flashback di quella che è stata la sua storia, la sua vicenda, che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto, eccetera eccetera. Per me è stato interessante perché è come se si fossero mischiate tante storie diverse, ma in maniera comunque continua, e soprattutto c'è un vero e proprio legame fra tutte queste persone. Magari non c'è nulla di nuovo perché quello che è stato raccontato, bene o male, è sempre quello, però appunto questo voler far luce e soprattutto mettere il focus sulla voce femminile, io l'ho apprezzato molto. Poi, come vi dicevo, a me piace leggere dei miti o dell'epica. Se vi è piaciuta Cassandra o ad esempio Circe, sicuramente penso che potrà fare al caso vostro. Ecco, non aspettatevi magari una storia nuova per certi versi, però nonostante questo comunque molto molto piacevole, si legge anche piuttosto velocemente. L'ultima lettura di cui vi voglio parlare oggi è un manga composto da due volumi, ovvero You Are in the Blue Summer e The Blue Summer and You. Sono in sostanza uno il seguito dell'altro, anche se le storie sono abbastanza autoconclusive. Non verranno però venduti separatamente questi due manga, ma li troverete all'interno di un unico cofanetto. Speravo arrivassi in tempo per farvelo vedere perché secondo me ha dei disegni molto molto carini, però nel momento in cui sto filmando non mi è ancora arrivato il cofanetto da parte della casa editrice, ma mi avevano inviato in anteprima il PDF di entrambi i manga. Si tratta di un nuovo boys love per Star Comics che ho trovato veramente dolcissimo. Sono due ragazzi che si sono conosciuti praticamente per caso, ma che condividono una forte passione per i film e il cinema, e quindi anche se non frequentano la stessa classe trovano comunque modo di vedersi fuori dalla scuola per andare ad esempio al cinema o guardarsi un film, o andare alla ricerca dei luoghi, no, che sono stati mostrati in alcune pellicole che hanno visto, e quindi coltivare questa loro passione comune. Nasce una fortissima amicizia che poi porterà anche ad altro. È un boys love tenerissimo, molto soft, non ci sono scene esplicite, è veramente una relazione tra virgolette quasi pura, quindi secondo me è perfetto anche per chi magari non ha mai letto una storia d'amore di questo tipo, ma magari è curioso e vorrebbe avvicinarsi al genere, e più in generale per chiunque è alla ricerca di una storia carina, sentimentale, però molto molto delicata. Poi c'è anche questo aspetto del cinema che secondo me è molto bello. A me affascina molto quando effettivamente i personaggi sono uniti e coltivano una passione comune, ecco, e questo fa sì che si conoscano meglio. Questi erano quindi tutti i libri e fumetti di cui vi volevo parlare oggi. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto anche voi uno dei titoli che ho citato, in questo caso che cosa ne avete pensato voi. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!